in collaborazione con Centro Cinofilo I Pioppi, Antica Cantina, l'Osteria delle Donne. Antica Cantina, l'Osteria delle Donne, si trova in pieno centro storico, a due passi dal Duomo. È un'osteria dove troverete un ambiente intimo e accogliente. Gestita da sole donne con la filosofia del come fatto in casa, l'Antica Cantina propone una cucina che utilizza materie prime freschissime e dispone di un'accurata selezione di piatti senza glutine, vegetariani e vegani. Festa nazionale del turismo del Partito Democratico organizzata ad Orvieto dalla sezione del Partito Democratico Orvietano. Coordinato da Maurizio Talanti, alla presenza dei giovani rappresentanti del Partito Democratico dell'Umbria, si è svolto l'incontro con Fabrizio Barca, ex ministro del governo Monti, che è stato anche autore di un documento che ha fatto molto parlare, molto discutere e che traccia un po' una analisi della situazione in cui si trova il nostro paese. Sentiamo allora alcuni passi del suo intervento. Ieri leggevo su Twitter che lei scriveva che il PD ha bisogno d'amore, che ne ha bisogno di tanto perché altrimenti appassisce. Quindi la ragione dietro, diciamo, la scrittura di questo documento, che è interessantissimo, che poi andremo ad analizzare, è anche dovuta a una sorta di innamoramento politico per questo soggetto che è il PD. Il PD è un'associazione. Tu, se ti iscrivi a un'associazione, se partecipi a un'associazione, si presuppone che creda ai suoi valori, gli dedichi del tempo, alla fine di giornate anche faticose in cui magari hai lavorato o hai cercato lavoro, in cui fai di altro. Se decidi di dedicare del tempo e della fatica a un'associazione, vuol dire che provi verso questa associazione un sentimento, amore lì stava per sentimento. E il sentimento è un elemento fondamentale per cambiare la società. Ora noi, questa società italiana, non è che funzioni particolarmente bene, è una società che soffre dei mali della crisi internazionale, soffre dei mali di un'Europa che non è quello che doveva essere, perché è un'Europa che si è fermata a mezz'aria, e soffre dei mali suoi, dei mali italiani, che sono dei mali abbastanza speciali, perché non tutti i paesi dell'Europa in questa crisi, in questa Europa, stanno male come noi. Noi stiamo molto male. È un paese dove non cresce la produttività, dove la disoccupazione giovanile è altissima, dove la disoccupazione femminile, o peggio, diciamo, il tasso di non occupazione femminile, cioè di persone e di donne che neanche si propongono nel mercato del lavoro, ha dei livelli che non sono comparabili con nessun altro paese d'Europa. È un paese che ha uno Stato che è in condizioni particolarmente gravi, particolarmente lo Stato centrale, le regioni non stanno benissimo, e quindi è un paese che avrebbe bisogno della nostra collettiva attenzione, anche perché alla fine della fava e della rava è vero che la responsabilità è dei governi, è vero che la responsabilità è dei parlamentari, però in democrazia siamo noi che li eleggiamo, quindi dipende dalle nostre scelte, dal modo in cui votiamo e anche dalle idee che gli diamo la qualità del lavoro che viene fatta. C'è una cosa che ognuno di noi che fa la qualità della nostra vita, ed è il fatto di sapere che le cose che vengono decise nel paese, le soluzioni, le decisioni politiche, siano delle decisioni che sono anche nostre. La dico in un altro modo, che le priorità, perché un governo ha per definizione delle priorità, perché i fondi sono limitati, quindi le priorità che vengono decise sono in qualche modo anche il frutto della nostra discussione. In altre in altri termini, partecipare, la vecchia espressione gaberiana, è in sé un pezzo della qualità della vita. Non è solo un indispensabile, magari ci veniamo tra un istante, strumento per governare, come se volete argomenterò, ma partecipare è in sé un modo di vivere. Sapere che vivi in un luogo, in una comunità, in una città, in una regione, in uno Stato nazionale, in cui le cose che si è deciso di fare portano anche dentro il segno delle tue idee, della tua partecipazione, è in sé un elemento che migliora la nostra qualità della vita. Quindi partecipare è già in sé qualità della vita. Noi abbiamo un'amministrazione, così rispondo sull'altro punto, uno Stato che è arcaico ed autoreferenziale e, aggiungo, normocentrico.
disagio democratico alla sua. Io prima ho ironizzato sulla parola leggero. So che è una parola del mio amico, antico amico Walter Veltroni, ma mi permetto ironia perché con lui ho un rapporto in cui posso permettermela. Io ritengo che ci fosse in quella idea un'intuizione, una voglia, come c'è in una parte dello statuto del Partito Democratico, di superare un vecchio partito, di superare un vecchio sistema, un'idea che aveva un senso, non ha funzionato, ma si impara. Poi si è avuta siamo diventati un paese vecchio, perché il resto del mondo sta cambiando modo di governare. Nel mondo si sta prendendo atto che la conoscenza per governare, per prendere una decisione, per riformare la scuola, per risistemare un sistema sanitario, per realizzare un'infrastruttura, è una conoscenza che è posseduta non da poche persone. Vorrei ricordare, perché va ricordato, che la distribuzione del reddito degli Stati Uniti d'America è in questo momento iniqua quanto quella del 1908. Perché dopo essere diventata più equa è tornata ad essere estremamente iniqua, e la iniquità della distribuzione del reddito, non ci interessa solo il reddito, vogliamo parlare dell'accesso all'aria pulita, vogliamo parlare di Taranto, vogliamo parlare dell'accesso alla scuola, vogliamo parlare del 40% di ragazzi del sud che non raggiungono neanche il livello 1 in matematica, e dove questo è dovuto al luogo in cui sono nati. Il livello di iniquità del nostro paese è gravissimo. E in un sistema in cui il sistema è così iniquo, noi non vogliamo avere la lotta, il conflitto? E come pensiamo che cambi? E perché chi ha il potere dovrebbe lasciarlo, se non attraverso la lotta? In un passaggio delizioso di un liberale, di uno dei più grandi statisti italiani, che è stato primo ministro del nostro paese per 2 anni, poi perseguitato dal fascismo, Francesco Saverio Nitti, nel 1907 scriveva che il mondo lo cambiano le idee, perché le idee camminano hanno bisogno di muovere sentimenti, perché i sentimenti ci siano ci vuole la lotta, e aggiungeva: in Italia cambia poco perché, a differenza della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, c'è poca lotta, c'è solo scontro di condominio locale, localistico, non c'è lotta. Quindi la lotta è fondamentale. Ovviamente la lotta va fatta in democrazia, con i mezzi della democrazia, e va fatta con la conoscenza, perché va fatta non pretendendo ciò che è sbagliato, ma mettendo sul tavolo la conoscenza. E quindi serve un partito che sia in questo senso capace di coagulare questa conoscenza, altrimenti scendere in piazza per dire sto male non serve a niente. Diciamo spesso che il Partito Democratico è un partito plurale, composto da diverse forze che spesso parlano a fette dell'elettorato diverso. E se è vero che serve la lotta, come fa un partito ombrello, un partito che sotto di sé raccoglie tante fette diverse della società, a riconoscere invece un unico blocco sociale con cui poi quella lotta la può portare avanti? Guardate, il mondo è cambiato. Oggi un partito di sinistra non è un partito che si rivolge solo agli operai, anche se sarebbe bene che continuasse a rivolgersi agli operai, visto che non lo votano. Visto che non lo votano, perché è minoritario tra gli operai il Partito Democratico. Ovviamente un partito di sinistra nell'anno 2013 è un partito che per definizione si rivolge a tutti. Attenzione, che non vuol dire che è un partito per tutti, si rivolge a tutti con un messaggio in cui gli chiede: io penso che il paese vada cambiato così, ci stai o non ci stai? Se non ci stai, non sei dentro, se ci stai, sei dentro. Quindi rivolgersi a tutti non vuol dire avere tutti dentro. Questo è l'equivoco drammatico che a un certo punto si è aperto all'interno del Partito Democratico, che per cercare di rivolgersi a tutti ha messo dentro persone che non ci azzeccavano nulla col Partito Democratico, che sul rapporto tra lavoro e capitale non erano di sinistra. Non è un male non essere di sinistra, è un peccato, ma non è un male. Come dire, stai da un'altra parte, anzi è utile che tu stia da un'altra parte,
Io prima ho ironizzato sulla parola leggero. So che è una parola del mio amico, antico amico Walter Veltroni, ma mi permetto ironia perché con lui ho un rapporto in cui posso permettermela. Io ritengo che ci fosse in quella idea un'intuizione, una voglia, come c'è in una parte dello statuto del Partito Democratico, di superare un vecchio partito, di superare un vecchio sistema, un'idea che aveva un senso. Non ha funzionato, ma si impara.